rintoccano le campane in un pomeriggio di pioggia incessante, quando la bara bianca viene accompagnata nella chiesa coperta di fiori e campanule viola, il colore preferito di Sofia. Ci sono tutti ad attenderla per l'ultimo saluto, stretti alle lacrime infinite della mamma, del papà, della sorella, della famiglia. Ci sono i compagni del liceo artistico selvatico, la scuola che frequentava e dove, poco prima di entrare, è stata travolta. Ci sono gli amici della parrocchia, dell'asilo, delle elementari e medie, degli scout. Piange tutto il paese di Campodarsego, fermo nel lutto cittadino. Il sorriso di Sofia, i suoi 17 anni. Una chiesa grande ma troppo piccola per contenere le persone, tanto che molti seguono la celebrazione anche dal vicino Cinema Teatro Aurora. Sull'altare molti sacerdoti, nei banchi gli scout della squadriglia Volpi, i loro fazzolettoni al collo. Durante l'omelia don Leopoldo Voltan ricorda i valori dello scautismo e parla di Sofia come di un miracolo. Sofia, nei suoi brevi 17 anni, è stata un segno speciale di una possibile qualità del vivere, libera da paure, da violenze e da egoismo. Nei giorni scorsi non è riuscito il miracolo della guarigione, ma in Sofia è riuscito alla grande il miracolo di una vita piena. Un grazie don Leopoldo rivolge ai genitori per la loro capacità di perdonare e perché si stanno impegnando perché una tragedia così grande non si ripeta. Nel dolore infinito di giorni che mai nessuno avrebbe voluto vivere, un pensiero va anche ai compagni di classe di Sofia. Palloncini bianchi e viola sono pronti a colorare il cielo grigio nel ricordo di Sofia, anima bella.